In questo tutorial vedremo le basi dell'utilizzo di Vue.js. Come molti di voi l'avranno sentito nominare, Vue.js è l'ultimo arrivato nel mondo sempre in cambiamento, dei framework JavaScript. È appunto un framework per sviluppare applicazioni a livello di front-end. E appunto vi permette di creare interfacce utente dinamiche e basate appunto su anche il single page application e diciamo sulla falsariga di React, anche se stando a gente più esperta di me è un po' più semplice da utilizzare e anche più leggero eccetera, insomma. E niente, per prima cosa ci colleghiamo al sito di Vue.js. No, anzi, per prima cosa ci colleghiamo al sito di Bootstrap. Andiamo su Get Started e copiamo questo blocco qui, diciamo tutto il pezzo di codice che ci permette di creare una semplice pagina HTML. Quindi andiamo nel nostro progetto, creiamo un file chiamato index.html, incolliamo il nostro blocco preso da Bootstrap, cancelliamo questo che non ci serve, lasciamo invece il CSS, come vedete non stiamo ad importare in locale le cartelle eccetera, essendo una demo, quindi basta appunto copiare il codice che trovate su Bootstrap con già le chiamate al loro server del file CSS che ci serve. Una volta fatto questo, andiamo sul sito di Vue.js, facciamo get started e andiamo anche qui a copiare un richiamo. Abbiamo due versioni, una development version e una ottimizzata per la velocità. Siccome questa è una demo, possiamo prendere questa qua per la versione sviluppo. Anche qui non stiamo a salvare, a importare i file in locale, visto che ci serve solo come demo. Quindi copiamo questo blocco e lo incolliamo qui nel nostro head, nell'head del nostro file index.html. Poi andiamo a creare un secondo file JavaScript, che possiamo chiamarlo come vogliamo. Io lo chiamo custom.js. E lo andiamo a chiamare qua sotto, prima della chiusura del body, quindi script src custom.js. Ora andiamo un attimo a impaginare la struttura del nostro index e poi andiamo a creare il primo comando Vue.js. Allora creiamo un container. Creiamo una row e dentro la row andiamo a creare un div con id app, class call. Poi se volete possiamo mettere di un XL12 in modo che ci occupi tutta la griglia di Bootstrap. E ora possiamo andare nel nostro file custom.js a creare la nostra prima applicazione Vue. Quindi creiamo una variabile app che deve essere uguale a new Vue, aperta tonda, chiusa tonda,
graffa, dentro graffa creiamo L, che appunto sta per elemento, e dentro gli apici andiamo a chiamare il nostro id, app, appunto questo. Poi andiamo a passargli un dato, quindi facciamo data due punti, aperta graffa, possiamo chiamarlo titolo due punti, prova prima demo vue.js, ora andiamo qui, possiamo metterlo in un H1 e tramite le due graffe possiamo passargli la variabile titolo. Quindi ora se andiamo nella nostra cartella demo, facciamo partire il nostro browser, vediamo se parte. Ah, scusate, ero su un'altra cartella, quindi facciamo partire il nostro browser e il nostro titolo non esce. Non esce perché andiamo subito a vedere, quindi app l'abbiamo chiamato, qua abbiamo chiamato il nostro custom.js, non custom.css. Ok, tutto giusto a parte demo, perché io sono un somaro e raramente riesco a scrivere le cose giuste. Ok, quindi come vedete gli abbiamo passato la variabile, aggiorniamo. Anzi, tecnicamente avremmo potuto aggiornarla anche dalla nostra console di Google, quindi andiamo a ripristinare il mio errore di battitura. Facciamo un bel ispezione elemento, console, e qua sotto credo che ci basti fare app.titolo uguale prima demo vue.js e non ce la fa vedere perché probabilmente dobbiamo passargli prima il comando data.titolo e non ce la fa vedere di nuovo. Ah, certo, dobbiamo metterlo tra due virgole e come vedete l'ha corretto. Proviamo a rifarlo per sicurezza e mettiamo demo vue.js tutto in maiuscolo e come vedete cambia. Ora torniamo a ricorreggerlo di qua. Mai creiamo una seconda variabile, quindi qua ci basta mettere la virgola, proviamo a chiamarla sotto titolo due punti e muoviamo i primi passi nel mondo di Vue.js. Quindi torniamo nel nostro index, qua sotto possiamo creare un H3 e gli passiamo la parola, la variabile sottotitolo. Torniamo nell'index e come vedete la nostra variabile è uscita. Ora possiamo andare a creare un secondo elemento, magari prima mettiamo un divisore per separare i nostri due elementi, quindi creiamo un secondo div, possiamo chiamarlo app2, possiamo chiamarlo app2, sempre call
XL 12, anche qui andiamo ad occupare tutto il nostro spazio. E possiamo mettere una variabile if, quindi creiamo il nostro secondo valore var app2 uguale, sempre reinizializziamo vue, quindi vue new vue graffa tonda elemento, quindi diventa hashtag cancelletto app2 come dato gli passiamo magari un valore booleano che possiamo chiamare visibile due punti false visibile due punti false. Ok, dovremmo esserci, quindi ora veniamo qui. Anzi, possiamo passargli anche due valori. Quindi mettiamo un visibile false, poi gli passiamo di nuovo una variabile chiamata testo mi vedi punto di domanda. Quindi torniamo nel nostro index e passiamo un pv, no, facciamolo bello grande, facciamo un h4 e gli passiamo un v-if uguale, abbiamo chiamato la nostra variabile visibile, if, scusate, non id, ma v-if uguale visibile, e qui all'interno gli passiamo la nostra variabile che avevamo chiamato testo. Allora, dopo che dovremmo avere tutto, andiamo qui sul nostro sito e come vedete non appare niente. Se andiamo in ispezione elemento, andiamo nella nostra console, facciamo app2 punto data punto visibile uguale true, il nostro testo è apparso. Ora facciamo refresh, riscompare, possiamo andare anche qui nel nostro custom.js, invece di false mettere true e il nostro testo appunto appare. Se andiamo nella nostra console gli mettiamo false e lui in modo dinamico lo fa scomparire. Ora invece andiamo a vedere come usare il loop, quindi creiamo un terzo elemento che chiameremo app3 app3, sempre class call, anche qui mettiamo sempre il nostro call XL extra large 12, ok, e andiamo nel nostro custom.js, creiamo var app3 uguale new vue punto virgola come elemento, appunto selezioniamo app3, il nostro id app3 virgola come data, invece dobbiamo passargli un array di elementi, quindi in data creiamo un array che chiameremo heroes punti, no, però non con la graffa ma sarà con la quadra, quindi heroes quadra, e all'interno andiamo a creare il nostro primo oggetto,
il nostro primo oggetto che sarà nome, due punti, Bruce Wayne, virgola, alias, due punti, Batman, virgola, andiamo a creare un secondo oggetto, nome, due punti, Tony Stark, virgola, alias, Iron Man, virgola, andiamo a creare un terzo, nome, Barry Allen, virgola, alias, The Flash, almeno credo che si chiami Barry Allen, The Flash. E ok, qui dovremmo avere tutto, quindi andiamo qui, mettiamo di voler incolonnare i nostri supereroi, quindi non ci resta che fare un well, poi un lì, dentro lì andiamo a creare un comando v4 uguale in heroes, e qui dentro andiamo a passare la variabile h.name e h.alias. Ok, dovremmo avere tutto, quindi non ci resta che andare nel nostro file e ci ha preso l'alias, ma non ci ha preso il nome perché ho usato name invece di nome. Ho sbagliato a scrivere la variabile. Torniamo di qua. Come vedete, Bruce Wayne e Batman, Tony Stark e Iron Man, Barry Allen e The Flash. E anche qui, volendo, possiamo aggiungere una variabile dalla nostra console tramite il comando push, quindi ispeziona elemento console. Quindi dobbiamo fare app 3. Punto data push allora, scusate, mi ho fatto casino con la tastiera. Dobbiamo fare app 3 data heroes.push, allora, ok, app 3 heroes push, aperta e chiusa tonda, e dentro la tonda andiamo a creare il nostro, quindi nome punto Bruce Banner, virgola, alias Hulk, ok, l'ha preso per fortuna. Quindi, come vedete, abbiamo aggiunto un quarto elemento, andiamo ad aggiungerne un quinto, altri nomi di sopra, ah, ok, buon caro vecchio Superman, quindi Clark Kent, che poi in realtà è anche Kal-El, e il suo alias è Superman. E ok, è stato aggiunto. E niente, questo diciamo solo è un primo facile utilizzo di Vue.js. Nei prossimi tutorial vedremo anche come fare cose un po' più complicate, tra cui anche magari leggere un JSON e poi costruire anche
dei form e molto altro, insomma, pasta di comandi CSS, eccetera, eccetera. Però per questo tutorial è tutto. Se vi è stato utile, mettete un mi piace. Se volete, seguite il canale e ci vediamo prossimamente.